Mafia, affari e politica. Nel regno del superlatitante Matteo Messina Denaro, i suoi fedelissimi si vantavano di avere fatto eleggere il sindaco di Calatafimi. In provincia di Trapani bastavano 30 euro a bisognosi e pregiudicati, hanno svelato le intercettazioni per comprare una preferenza. Il primo cittadino, Antonino Accardo, eletto lo scorso anno con 1900 voti, ora è accusato di corruzione elettorale e di tentata estorsione con l'aggravante di mafia. Si sarebbe rivolto alle cosche anche per recuperare denaro. In manette è finito anche il nuovo capo della famiglia mafiosa che fa parte del mandamento di Alcamo, Niccolò Pidone, 57 anni, che dalla sua masseria dava ordini su estorsioni politiche e affari. Si tratta di una forma di mafia che è una mafia imprenditrice, che è una mafia che ha, diciamo, infiltrato da ogni punto di vista, sia dal punto di vista politico-amministrativo che dal punto di vista imprenditoriale, il territorio. Nel blitz della polizia, che nella notte ha fatto scattare le manette per 13 persone, è stato arrestato anche Stefano Leo, ritenuto vicino a Vito Gondola, il boss di Mazara del Vallo, che gestiva il sistema dei pizzini diretti a Matteo Messina Denaro. E poi anche insospettabili imprenditori come Salvatore Barone, ex presidente dell'azienda Trasporti di Trapani, proprietario di questa cantina dove avrebbe assunto parenti dei boss. 20 gli indagati, decine le perquisizioni. L'operazione scuote un territorio, quello trapanese, sul quale si concentra da tempo l'attenzione degli investigatori, che continuano a fare terra bruciata intorno al superlatitante Messina Denaro, che forse, secondo alcuni rapporti, non è più in Sicilia.